Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di un blitz di mercato di cherubini quando ancora non ne parlava nessuno fondamentalmente, di un blitz di mercato di cherubini per quanto riguarda un nuovo esterno, un nuovo terzino. Sì, tutti parlavano chiaramente di Udoge, ma qui su FCM Sport vi abbiamo raccontato di un blitz di mercato della Juventus per Molina. Poche ore dopo esce fuori la notizia, Molina e la Juventus sono sempre più vicini. Ci sono dettagli importantissimi da analizzare oggi, perché la Juventus potrebbe seriamente aver trovato un giocatore che può fare le fortune di questa squadra. Andiamo con ordine, facciamo un po' un recap generale perché ci sono tante cose di cui parlare. Io prima però vi ricordo di supportarci perché sarà un'estate piena, strapiena di contenuti, perché il calciomercato è entrato nel vivo e quindi qui trovate tante notizie che chiaramente analizzeremo nel format analisi calciomercato, ma anche delle chicche come profili calciomercato. Vi raccontiamo le stelle del futuro, quelli che poi diventeranno i grandi colpi del futuro del calciomercato. E allora andiamo alla notizia, perché c'è una Juventus che fa sul serio, ma davvero, per Molina. E io partirei proprio dalle parole del direttore sportivo Pierpaolo Marino, che è chiaramente uno che ne sa qualcosa di questo giocatore. Occhio, perché le due pepite più ambite del mercato ludinese sono proprio Udoge e Molina. Su Udoge ha un po' bloccato la situazione, dicendo: è difficile che Udoge vada via in estate. Siamo convinti che, stando ancora con noi un anno, possa perfezionare il suo valore, che ora è difficilmente individuabile dopo una sola stagione e con la giovane età. Tradotto, lo abbiamo appena riscattato per 5, quindi non possiamo chiederne 40. Dopo un altro anno da noi potremmo chiederne 30, 40. Questo è un po' il ragionamento che fa, perché è molto giovane. Ma attenzione, dice Molina invece, un giocatore che per gli interessi che sta suscitando in Italia e all'estero sarà difficile trattenere. Quindi mentre con Udoge ci va coi piedi di piombo dicendo occhio perché questo rimane, con Molina invece è difficile trattenere. Per cui mi auguro che sia una squadra italiana a prenderlo e valorizzarlo, quindi priorità alle italiane. Facciamo un po' di mente locale. Ora ci arriviamo alla Juventus, perché dice: credo che la Juventus abbia le capacità per farlo. Lui non era neanche stato interpellato, o meglio, la Juventus non era neanche stata interpellata, ma lui già subito parla della Juventus. Facciamo un po' di mente locale. Pensiamo alle squadre italiane. Quelle italiane sono quasi tutte sistemate sull'out di destra, eh? Pensiamo alle due milanesi, che sono quelle principali sul mercato. Da un lato l'Inter c'ha Dumfries e Darmian, non penso che abbia grosso interesse a fare un altro colpo del genere. Il Milan ha Calabria, Calulu, quindi comunque li ha i terzini a destra. Appena sta per riscattare dalla Roma con un'importante operazione, si parlava di un riscatto a 4,5, si abbasserà a 2,5 di Florenzi. Quindi comunque è un Milan che sta sistemando la fascia destra e un Inter che ce l'ha bella che è sistemata. Quindi la Juventus invece è quella che avrebbe più interesse a farlo. A proposito di Juve, può essere davvero l'operazione giusta? Stiamo parlando di un ritorno di Pogba, obiettivo Molina. La Juventus dà l'idea di essere protagonista nel mercato. E lui dice: sì, l'impressione è questa. Poi sono curioso di vedere cosa farà il Milan, ma la Juventus farà comunque un mercato abbastanza effervescente e la Juventus potrebbe essere l'attrice protagonista, considerando che appunto un giocatore come Molina può essere una delle tante chicche di questo mercato. Parliamo quindi di un ragazzo che in questo momento clamorosamente scavalca Udoge nelle gerarchie. Quando la Juventus sembrava essere molto più interessato a Udoge per rinforzare la fascia sinistra, ecco che di colpo il nome di Molina va a scavalcare tutti. I rapporti tra Udinese e Juventus sono abbastanza solidi e la famiglia Agnelli e la famiglia Pozzo sono sempre state due famiglie con una forte collaborazione, cioè non ci sono mai stati problemi. Ricordate qualche settimana fa pubblicavo un video con Cherubini prova il doppio colpo alla Marotta. Ricordate qualche anno fa quando Marotta comprò dall'Udinese Isla e Asamoah, andando a sistemare fascia destra e fascia sinistra. Con Asamoah è andata bene, con Isla chiaramente no. Ecco, questa cosa la sta provando anche con l'Udinese, solo che l'Udinese sta facendo un po' di resistenza per Udoge, mentre con Molina, che ha un'età diversa, chiaramente giocatore un po' più è un po' più disponibile, anche perché è un giocatore che ormai in Friuli ha giocato tanto. Un trasferimento dal Rosario Central che avviene nell'estate del 2020,
vede un protagonista l'argentino di una crescita costante, che poi vede l'esplosione totale quando quest'anno con una stagione da urlo, ma soprattutto con la sua prima convocazione con la nazionale argentina. Ora Molina è un titolare della nazionale argentina. E nell'Argentina vorrei anche ricordare molti che dicono ma gioca nella difesa 5, nella difesa 3, quindi lui al centrocampo a 5 è troppo offensivo, a parte che tutte le grandi squadre hanno terzini offensivi, poi si va migliorando, ma se c'è della qualità si può fare il terzino. Secondo aspetto importante, in nazionale, nella nazionale argentina, che tra l'altro ha travolto l'Italia, lui è titolarissimo, titolare indiscusso. Questa stagione Molina ha fatto una stagione immensa, è stato uno dei grandi protagonisti sia in fase offensiva che in fase difensiva, perché non immaginate Molina come se fosse uno che guarda solo la fase offensiva, è uno che guarda, che sta molto attento anche alla fase difensiva. Un terzino semplicemente moderno, con caratteristiche di spinta, a me in certi movimenti, in certe movenze ricorda un po' Cancelo. Il modo di crossare, il modo di cercare di svoltare l'uomo, il modo in cui si posiziona nell'attendere il pallone e ripartire, ha delle movenze che francamente mi ricordano Cancelo, il tipico terzino moderno che sì, deve stare attento alla fase difensiva, ma che si trasforma chiaramente immediatamente in un attaccante aggiunto. Diciamo che con la situazione che si sta evolvendo e di cui parleremo in un altro video, di Cuadrado, che ha qualche piccola frizione, ecco che Molina viene individuato immediatamente come il giocatore ideale, eventualmente per prenderne l'eredità magari tra qualche anno. Cherubini ne sta parlando da tempo con l'entourage del giocatore, ma anche con la stessa Udinese, e ripeto, i contatti sono avviati, i rapporti sono buoni e il giocatore è già entrato nell'ottica di dover partire. Mentre per quanto riguarda Udoge è più difficile, perché chiaramente la Juventus trova un po' più di resistenza sia da parte del club che dell'entourage. Con Molina l'Udinese è un po' rassegnata, dice vabbè, abbiamo dato l'ok all'entourage di cercare una squadra, perché chiaramente sarà più complicato. Secondo me Pierpaolo Malino, quando parla in quel modo, fa capire che con Molina vorrebbero semplicemente tenerlo per aumentare il valore, che oggi non è altissimo, tra un anno potrebbe essere di 40-50 milioni. Con Molina non hanno più speranze di trattenerlo. E quindi diciamo che Molina lo puoi prendere subito, ma con Udoge si parla addirittura di una sorta di prelazione per il futuro. Magari oggi puoi prendere un altro terzino che costa meno e che è più affidabile, ma Molina lo prendi subito e a sinistra prendi un altro rincalzo, ma Udoge deve avere assolutamente una prelazione, perché anche Udoge è un giocatore molto ma molto forte. Addirittura il Tutto Sport parla di una possibilità di poter avere una prelazione su Udoge e prendere in prestito ad esempio Emerson Palmieri per un solo anno, dall'altro lato prendi Molina e poi l'anno dopo pensi all'operazione Udoge. Potrebbe essere una situazione interessante, occhio però, perché l'Udinese è una squadra che lavora tanto, tantissimo con i giovani, e quindi l'inserimento di qualche giovane nella Juventus, magari dell'Under 23, potrebbe agevolare e non poco la trattativa. Vi piace Molina? È un giocatore che Juventus dovrebbe prendere, giocatore adatto per avere il rincalzo giusto a destra per Danilo, che magari, chi lo sa, all'occorrenza potrebbe anche giocare a sinistra. Non so se vi ricordate la stagione con Pirlo, Danilo venne utilizzato più e più volte a sinistra e secondo me non fece affatto male come terzino un po' più bloccato. Se hai Molina a destra potrebbe essere un'idea. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti.